tutti, io sono Luca. Sono Claudio. Siamo qui da Baseline dal 2009. Se non capite un basso, lo facciamo per voi. Torniamo oggi con la rubrica più amata da grandi, piccini, da quelli che sono in mezzo del cammino della vostra vita. Sì. Cioè quella dell'usato imbiancato. Evviva! E oggi abbiamo infatti il nostro usato imbiancato. Che non è una cosa nuova, vi avevamo già fatto vedere in una diretta. Se siete attenti e seguite, se ci seguite su Instagram, se era su Instagram, hai ragione. Se ci seguite su Instagram già sapete o avete potuto intuire che cos'era. Se no seguiteci, che così vedete tutti i backstage. Instagram, ci sono i backstage, le cose un po' quelle, quelle zozze, quelle che non si possono far vedere perché poi ce le flaggano e si indigna la gente, insomma, quelle ce l'abbiamo su Instagram. E oggi invece abbiamo qui questo. Che cos'è? Beh, allora, è un Fender Jazz Bass. Era abbastanza chiaro, ma vedete che qua c'è scritto una roba. C'è scritto Aerodyne. Infatti è un Aerodyne. Ma va? Eh già, però i più attenti di voi noteranno che non è un Aerodyne classico di quelli che si vedono. No, questo è un Aerodyne sostanzialmente non export. Cioè? L'Aerodyne quello normale, quello che avete visto, quello nero, sì, che si vede, abbiamo anche noi, ok. Che senza battipenna, con la placca dei controlli diversa, il jack tipo Stratocaster che si infila così. Praticamente quello lì è fatto in Giappone, ma pensato per l'esportazione. I giapponesi che sono furbi, e un po' ci vogliono male, hanno diciamolo, fatto hanno fatto questo e se lo sono tenuti per loro. E noi l'abbiamo fregato. E noi l'abbiamo rubato. Ah, alla faccia vostra, giapponesi. Voi e i vostri robottoni giganti. E il vostro Godzilla. E gli Eva. E le altre cose. E le altre cose giapponesi. Ah, ce l'abbiamo anche noi. Cos'è? In realtà è sostanzialmente lo stesso Aerodyne. Corpo in tiglio, tastiera in palissandro, manico acero. E manico tipo jazz, molto molto confortevole, molto molto bello. E questo facciamo vedere l'aerodynamicità. Allora, sarà un po' difficile da far vedere, speriamo. Allora, si vede qua su questo asse, vedete che è, vedete poi com'è sottile, infatti è leggerissimo. Così infatti, aspetta che rischio di tirare giù le orange. Eccolo. Vedete, da qui si vede molto bene il fatto che è appunto un po' curvo così. È aerodinamico. E già. E qui i terrapiattisti saranno fremendo, dicendo: no, è tutta un'illusione! In realtà è rotondo! È rotondo. Invece detto è tondo, è proprio tondo. Fatti vostri, stupidi. Salutiamo tutti i terrapiattisti. Ciao terrapiattisti. Senza di voi il mondo sarebbe tutta una. Sarebbe piatto. No, non sarebbe piatto. Tondo. Sarebbe tondo, invece senza siete voi. Invece no, già, meno male. Perché quando partiamo sempre dicendo sto video facciamolo corto, finiamo sì, 14 esatto. minuti di delirio. Sostanzialmente un basso. Facci sentire come suona. Sì, va bene, ok. Sentiamo lo split coil che è in posizione jazz special. Ovviamente non avrà il suono di un Precision classico perché è spostato. Non è Precision classico. No, ed è spostato in posizione un po' diversa. Sentiamoli tutti e due con quel bel suonone di. Poi questo qua in particolare ha questo timbrino bello squillante che è quello che piace ai giapponesi, gli piacciono queste robe tutte belle, un po' esuberanti. Il pickup al ponte è in posizione 60, vedete che infatti ci passano le canoniche tre dita. Canoniche tre dita, sì. A meno che non abbiate delle dita più grosse, quindi ce ne passano due. Esatto, se avete le dita nostre normali, che sono filiformi e così. Ed il timbro è davvero molto molto bello. Thank you.
bello il timbro, il tono chiude anche piuttosto in fondo. E poi c'è la paletta matched. E poi c'è la paletta matched, che è caratteristica tipica degli Aerodyne. Il colore che vedete, che non si capisce bene cos'è, è Olympic White, che è sbiancato. E sì, era più bianco. È un nero sbiancato. Sì, sì, più o meno. Era un nero diventato bianco. Sì. Oppure era un bianco e diventato giallino. Okay. A parte tutto, è uno strumento che è conservato che molto bello. Bene. Ha, insomma, ovviamente qualche segno d'uso, però è tenuto davvero in condizioni eccellenti. Guarda qua che segni d'uso. Guarda qua il manico, che segni d'uso che ha. Il manico è invecchiato in una maniera meravigliosa. Bello. Sì, non posso. È uno di quegli strumenti che poi dopo sembra che li sto gasando troppo, ma è vero, è, mi piace tantissimo ed è davvero molto molto bello. E pensate un po', per voi fan delle importazioni, delle non importazioni giapponesi, ce l'abbiamo qui. Sì. Per ora. Sapete che gli usati. Già, al momento, grazie mille, molto gentile. Al momento della pubblicazione del video ce l'abbiamo. E voi pensate un po', fortunelli che non siete altro, potete acquistarlo o venendo in negozio, ve lo provate prima. Oppure, se vi fidate di noi, bravi, scelta ottima, lo potete acquistare dal nostro e-commerce. Come ha fatto il nostro amico che l'ultima volta che abbiamo usato, che abbiamo postato il video dell'ultimo usato, l'ha comprato subito. L'ho usato allungato, se non ricordo male. È durato tipo 2 ore online. È stato, grazie amico, non ricordo il tuo nome, sei stata una persona di fiducia. Sì, sì. E poi ci ha ringraziato. Facci sapere come va il LTD allungato. E voi fateci invece sapere se l'avete già provato, se avete magari già l'Aerodyne normale, e se vi piace di più questo, se vi piace di più l'Aerodyne normale. E se l'avete già provato, fateci sapere un'impressione, lasciateci un likes e condividete il video in modo da spargere la voce. Solita roba. Che tanto sappiamo che poi non lo fate. Sì. Però è come quello che chiede l'elemosina. Se siete delle brutte persone, non gliela date. Lui però, che è una persona invece di cuore, continuerà a chiederle. Perché esatto, prima o poi... Luca è di cuore, lui continua a dire sempre le stesse cose. Mi pagano per questo, in realtà. È solo per... Cioè, bravo. Cioè, nel contratto di questi video c'è... Cioè, di quello che ti pare. Esatto. Però devi dire quelle robe lì. Se no, pane e acqua. Ecco. Tutti mischiati insieme in una pappetta orribile. Ci vediamo al prossimo video, ci vediamo nella sezione dei commenti e grazie mille a tutti. Ciao. Ciao. Aperto, facciamo. Ciao. Me lo fai distorto? Ma molto volentieri. Aspetta. Come vai, non sta andando? Volume. No, c'è tutto. Volume. Yeah. Yeah.